bella a tutti ragazzi. Come potete vedere, oggi siamo su Bloodborne, che è uscito oggi. E niente, avviamoci in questa avventura e giochiamocelo. Oh sì, il sangue smonto. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. Yharnam è la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrai siglare un contratto. Allora, inserisci il nome. Allora. Ok. Età. Ciao maturo. Origine. Ah ok, in base a quello che scegliamo, vediamo che a destra ci fa cambiare cose. Facciamo esperto da militare. Aspetto, voce, matura, corporatura. Un muscolo molto muscoloso. Facciamo così. Concludi, sottoscrivi il contratto. Perfetto. Iniziamo questa avventura. Beh, tutto firmato e regolare. Ora diamo inizio alla trasfusione. Oh, non devi temere. Qualunque cosa accada, forse ti sembrerà soltanto un incubo. Oh. E lui se la ride. Strozzati, vecchio bastardo. Ma che bellini sti. Belli cucciolotti. Sì, quanti cazzo siete? Siete un po' troppi. Ah, vedo che abbiamo un cacciatore.
Ponzi, ponzi, popopom. Allora, vediamo. Questa roba. Vedi note, attacca arma a mano destra. R1. Chiudi. Ok, aggancia il bersaglio. Minchia, che ferocia! Che ferocia! Iniziamo subito con una bella morte. E non è un applauso. Ma da queste immagini mi sa che dovevo proprio crepare in quel punto. Un automa abbandonato, ottimo. Giriamoci un po' la situazione qua. Oh, ma che carino quel cappello da cowboy. Abbiamo trovato solo puttanate da dare ai nostri servetti. Non c'è un cazzo. Scambia, esce. Vabbè, non ci avrò un cazzo, quindi è inutile che ci perdo tempo. Oh. Dove ci porta? Boh, adesso abbiamo anche le armi. Cioè, a Lican gli spacchiamo il culo. Adesso schizziamo sulle gengive del Lican. Allora, innanzitutto equipaggiamo le armi. Yeah. Così, detto fatto, due schiaffi, vaffanculo. Fatti perquisire, va. Ok,
Ok. Allora, vediamo cosa c'è. Spacchiamo tutte cose. Questa è chiusa. Che ci vuole una forza sovrumana per aprire questo cancello di merda. Ok, andiamo qua. Pozioni. Sì, questo deve essere un gioco Molotov. Allora andiamo qua. Vediamo dove ci porta questa scaletta. Senti che urla strazianti. Oh, i miei piccoli cowboy. Questa scena, questo bordello.
Sì, ho fatto la cazzata più grossa di tutta la mia vita. Penso di averla fatta in questo preciso momento. No! Sì, va. Squadrone della morte è arrivato. Oh, quel cesso gigante è ancora là, no? Sì, vabbè, ma dai. Oh cazzo.
affanculo, quello grosso può restare là. No, no. Mettermi la Molotov, un culo. Oh! Tu che cazzo sei, io? Che cazzo, una Molotov così.
Ma mi si è buggato, ma no, ma non ci credo. Dai, cazzo. Oddio mio. Dobbiamo uscire dalla partita perché si è buggato e dobbiamo ripartire da dove cazzo eravamo. Ma se dobbiamo rifare tutto, mi gira anche un po' i coglioni. Ok, fortuna. Senti che risate. Oh! Ma voi siete scemi, oh! Ma puoi fare venire in un infarto così? C'è rimasto indietro, il gorillone gigante sarebbe da andare a rompergli il culo, però sinceramente non c'ho voglia di stare a morire, poi non so neanche se fa rispawnare i mostri così a nastro.
Andiamo su di qua, vediamo cosa troviamo di qua. Malappena si regge in piedi, questo è meno. Ma mi spieghi da dove cazzo sei uscito? Io sapevo che dovevo fare la cazzata. Io sinceramente mi sono proprio perso, non ho la minima idea di dove cazzo devo andare.
qualche luogo sicuro? Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Sì, avrei dovuto immaginarlo. Non servi a nulla. Non hai nessun rispetto per gli anziani. Già, voi forestieri ci siete davvero d'aiuto. Forza, ammettilo. Credi che siamo tutti folli, vero? Beh, vai all'inferno. Io conosco i tuoi trucchi. Cosa c'è ora? Ho modi migliori per passare il tempo. A meno che... Hai trovato per caso un luogo sicuro? Sì, avrei dovuto... Non servi a... Già, forza! Ammettilo! Ho già rotto i coglioni. Aziona una leva. Oh, stai su, va, che topi giganti che ci sono, quelli ti mangiano. Ok, da quello che vedo, ragazzi, dovremo rifarci proprio tanta strada, quindi mi fermerei qui col video. Non so, spero di innanzitutto ricordatevi un like se il video vi è piaciuto. Spero di avervi aiutato a fare un'idea, diciamo, di questo tipo di gioco. Dal mio punto di vista, se devo dargli un voto, gli darei un 6. Un 6, sì, bello, carino, un po' spaccacoglioni, perché
crepi, devi ripartire da 80.000 km, non ci sono checkpoint, di strada ne abbiamo fatta tanta. Poi calcolando che i mostri si continuano a rigenerare, ma però vabbè, è un mio giudizio, 6, 6 e mezzo, morta lì. E niente, ci vediamo alla prossima con un altro video. Bella a tutti, ciao ragazzuoli, ciao ciao.